Continua ad essere oggetto di critiche la chiusura della controstrada della Litorania di Ponente Pietro Mennea di Berretta, numerose le segnalazioni che ci giungono in redazione in merito alle difficoltà riscontrate dai cittadini a seguito della delibera di giunta adottata dall'amministrazione Cascella tra emergenza parcheggi e pericolosità degli attraversamenti pedonali. Un incubo per chi ha soggetti con disabilità a carico, anche per loro la controstrada è chiusa da questa sbarra che abbiamo già definito obbrobriosa. Si era detto provvisoria, ma che a raccontarci la propria disavventura è il signor Pietro, papà della piccola Antonella affetta da SMA. Ci racconta quella che è stata una sua domenica. Secondo me il termine giusto è dire che è stata una disavventura. Ho portato mia figlia al mare ed ho avuto un'infinità di difficoltà, prima di tutto perché hanno pensato bene di chiudere i posteggi dei disabili insieme alla strada. Ma la cosa più grave è che non hanno pensato come ovviare a questa cosa. Il che significa per un disabile, oltre che pagare il parcheggio, e questa è già una novità, oltre a questo non poter accedere facilmente alla spiaggia, perché è costretto a parcheggiare nei parcheggi di fronti comunali che sono per un disabile completamente inagibili, e in quanto poi l'attraversamento della strada è ultra pericoloso. E poi come accedono al lido i disabili? Non possono, perché non ci sono neanche dei passaggi idonei per le carrozzine per arrivare al lido. Ma un disabile accompagnato e un disabile non accompagnato come farebbe da solo? Un provvedimento che sconta la mancata condivisione e partecipazione dell'amministrazione con la città e i cittadini, e questi sono i risultati. A questo punto credo che questa iniziativa presa dall'amministrazione sia un'iniziativa veramente perdente in tutti i sensi, perché al primo posto sicuramente non ci sono i cittadini bisognosi di questa iniziativa, ma forse non so chi ci sia al primo posto. Chiudiamo il nostro servizio con l'auspicio che l'amministrazione si metta una mano sul cuore, ma soprattutto sulla coscienza. Non si può concepire la chiusura di una litoranea nell'arco di un mese senza attrezzare la stessa di quello che serve per renderla accessibile, fruibile, vivibile.